Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con Dredge, pronti a proseguire la nostra avventura, signori. Allora, adesso abbiamo montato le reti. Vediamo un attimino anche come funziona. Seleziona abilità strascione e cala la rete. Le reti catturano prede mentre ti sposti, ma di tanto in tanto vanno riparate. Beh, io credo che convenga utilizzarle di notte. Ci manca comunque un pezzo di mappa e io voglio capire dov'è questo pezzo di mappa, quindi azzardo a passare qui dentro. Allora, perché là c'è il polipone, no? Qua avevamo visto, però qua fuori pure. Questo è quello che avevamo già preso di tesoro, di pezzo di mappa, giusto? Sì. E quindi dove può stare l'altro? Perché noi mi sa che qua ci siamo girati tutto, però. Dove lo vado a prendere l'altro pezzo di mappa? Mo' vediamo. Vecchia fortezza, pure là ce l'eravamo circumnavigata e mi sembra di non aver visto niente di che. Un altro pezzo pure qua l'avevamo trovato. Io le reti per il momento non le avevo mai usate perché ho paura che poi mi riempiano il coso inutilmente. Vediamo pure qua un attimo, magari. Là dietro no, eh. Che bestie ci sono qui, dai. Questo è l'altro che avevamo preso. Forse nell'isolotta lì di fronte. Può essere, andiamo a vedere. Tanto siamo vicini. E poi comunque noi dobbiamo lavorare di notte questa volta, quindi. No, eh. Ci serviva qualcosa a noi? Un pezzo di motore, se non sbaglio. Vabbè, questo è tesoro, vabbè, prendiamolo uguale. Un pezzo di motore ci serviva a noi per completare tutte le ricerche della bagnaola. Là dove si va? Ah no, troppo lontano. Non penso che abbiano messo là l'altro pezzo di mappa. Ah, qua che vuole? Una lastra di roccia emerge tra le onde. Ci sono quattro grossi pesci incisi sulla superficie, di cui partono quattro lunghe fessure che ne attraversano la base. Uno l'avevo già fatta, tra l'altro, di queste. Questi che sono, scusa? Questi qua forse abbiamo capito. Gli altri, cioè forse ho capito, ma fa vedere un attimo. No, non si vede, ma no. È forse qualcosa di abissale, però, che non abbiamo mai provato noi. Due di questi credo siano, no? No, non credo, no. Quali erano gli altri che avevamo beccato, Marco 2? Vabbè, signori, andiamo con. Riescono, ok. Vedi, adesso le meduse escono, quindi. Vediamo se magari su queste io devo passare davanti prima che sparano. No? Medusa Aurora, perfetto. Cerchiamo di non esplodere male. Ma me le mette nell'inventario? No. Ok, e come? Dove le ripio? Penso ritirando le reti. Me le butta dentro. Immagino. Beh, non è necessario, pescheremo. Io non credo, però. Ci stiamo. Va bene così.
Ok. Mo ce la damo, mo ce la damo. Voglio capire però dove mi butta quelli che ho pescato. Nell'inventario qua? No. E guarda, io in teoria dovrei aver trovato pure l'altra cosa, ma non so dove sta. Ah, reti. Bellissimo. Ah, ecco com'è. Perfetto, allora. Grazie mille, dovresti aver catturato tutti gli esemplari superficiali di cui avevo bisogno, ma avrei bisogno di altri esemplari che vivono in profondità, ma potrebbe essere un problema. Perché? Ho sviluppato un dispositivo per recuperare campioni dalla zona abissale. L'ho fatto nell'altro avamposto di ricerca prima dell'attacco. So come tenere a bada le creature abbastanza a lungo per raccogliere quei campioni, ma mentre io ci lavoro su, ho bisogno che tu recuperi dei pezzi di prototipo. Presta attenzione, ti consiglio di andarci di giorno. Fossi in te, non mi aggirerei tra le scogliere di notte. C'è altro? No. E vabbè, signori, andiamo. Vabbè, magari adesso andiamo anche di notte, così peschiamo qualcosina nel mentre. E posso comunque andare a mettere adesso questo qua, che ci spinge un po' di prepotenza. Allora, aspetta, fammi vedere. Qua però gli scogli sembra che non popappino, eh. Le isole sì, ci sono, però... Ok. E là che pescetto gli devo portare qualcosa, no? Ok. Ha venduto pure queste. Se la faccio riposare si sveglia subito. Perfetto. Fammi vedere un attimo nel bacino cosa ci mancava. Solo questo, ok. Fammi mettere nel magazzino il doblone e andiamo al centro di ricerca. Vediamo se riusciamo. Ah no, aspetta, le reti. Vabbè, sti cazzi, tanto ce l'abbiamo. A non farci prendere dal polipone. Facciamo costa a costa, ma... costa a costa interna, ma... No, no, ho sbagliato in realtà. Non volevo pescare. Non perché attiveria, ma... Questi sì, però. Quegli altri no. Qualche barracuda. Mettilo qua. Vabbè, anche basta. E... vai. No, perché quegli altri occupavano pure troppo. Siccome qua devo recuperare dei pezzi. Il laboratorio è diroccato, attrezzatura. Attenzione, dove vuoi cercare? Allora, io ho cercato da tutte le parti. Magari riprova. No. Ok, vedi. Pezzi di prototipo. Ah no, erano piccolini. Pure qua? Nient'altro. Ok, va bene. Damose. Qua c'è becca? Sì. Penso di sì, penso di sì. Penso di sì, penso di sì. Vabbè, basta. Damose, damose. Prendiamo magari qualcosa di mutato che...
questo se lo può far comodo. Butta qui. Porca troia. Ok, ci ho voluto un po', ma barracuda efferato, cattivissimo. Anche lì c'è qualcosa di mutato, credo. Valgono un po' di più. Anche se, come detto, arrivati a sto punto, soldi in realtà non ce ne servono, quindi potremmo anche evitare. No? È che è più forte di me in realtà a questo punto. Non riesco a non pescare. Questo non lo mettiamo. Ah no, non ci entra. Ok. Signora, le ho portato i pezzi di prototipo, lasci fare. Che qui non gigioneggiamo mica. Oh, chi si rivede? Che ti serve? Ho i pezzi di prototipo. Ottimo, assemblo un dispositivo che ti servirà. Dovrebbe permetterti di catturare esemplari dagli abissi più profondi. È un po' lento, ma potresti riuscire ad apportare qualche miglioria. Ah, è mondo cazzo, metto. Ah, si può mettere pure là, tre slot, perfetto, a posto. Abissale, molto lento. Vabbè, in realtà potrei prendere qualcosa di io dal negozio a livello di abissale, però. Allora, ho sviluppato una macchina repulsiva. La macchina emette una luce brillante e un segnale acuto che dovrebbe impedire alla creatura di attaccare. Potrebbero anche farla infuriare, non saprei. Connettiti al generatore dell'avamposto di ricerca. Dovrai tornare e riattivarla a distanza. Oh merda. A distanza di qualche ora. Ma a parte questo dettaglio, è completamente automatizzata. Quindi in teoria blocca. Dovrebbe bloccare. Ok. Posso mettere quando mi pare, sì. Ok. Bene, dai un'occhiata all'elenco dei campioni. Ricorda di installare e attivare la macchina prima di provare a raccogliere i campioni. Inoltre potresti dover apportare delle migliorie all'attrezzatura di cui ti ho dotato per riuscire a pescare certi esemplari. Allora, liparide. Adopelagio, in realtà. Abissale, pesce mandibola. Adopelagio. E abissale. Vabbè, no, non c'è nient'altro. Io però a questo punto direi che me ne rivado. Dove stavo? Cioè, dalla signora. Che magari si ripia qualcosina qua. Un giro largo. Che poi in realtà la mappa forse non ci serve neanche completa, se dobbiamo dirla tutta o no. Vediamo se abbiamo subito quello mutato. Che... sì, a posto. Vabbè, in realtà altri due o tre li riusciamo a beccare. Quindi. Tiè. No vabbè, va bene così, senza, non facciamo gli ingordi. Tra l'altro le reti cosa hanno preso? Beh, ne prendono di roba comunque le reti. Queste sono pure belle spaziose, quindi va bene. Vai, vendendo 477. Questa che già è tirchia, quindi. Allora, quindi adesso ci abbiamo l'oceanico. È molto lento quello che abbiamo, però proviamo magari all'inizio, signori, pure per provare a vedere come funziona. Vado ad attivare sto coso però al coso di ricerca. Non credo che dobbiamo prenderli di notte quelli, ma... e comunque ad Adopelagion non ce l'abbiamo uguale, se non vado errato.
Piano. Generatore. La macchina repulsiva della ricercatrice potrebbe essere collegata al generatore dell'avamposto. Vai. Quindi ci ha detto che dobbiamo ritornare, però, eh. Un piccolo oggetto ricoperto di salsedine rotola fuori da sotto al generatore. Perfetto, questo ci serve. Attivare la macchina? Sì. La macchina repulsiva ronza e si attiva. Qualche secondo più tardi spara una luce intensa dalla cima facendo scattare un allarme. La ricercatrice ha detto che questa macchina dovrebbe tenere a bada la creatura, almeno per un po' di tempo. Vabbè, andiamo subito allora nella parte centrale della mappa, dove probabilmente dobbiamo prendere quello che ci serve. Questo che è ad Ovelaggio, l'anima degli mortacci tua. Ovelaggio. Eh sì, qua dove... tutto ad Ovelaggio. Ad Ovelaggio. Vabbè, questo lo piva, che fai? C'era il modo allora di arrivare qua, ecco perché c'erano dei punti di pesca. Beh, dura almeno una giornata sta cosa. Questi non sono oceanici, devono essere più profondi. No, tutto ad Ovelaggio, che cazzo è? Questo... Oddio, per carità, questo non è oceano, sia chiaro. Questa... cioè, oddio, è comunque oceano, però è interno, quindi oceanico penso intenda proprio fuori da... dalla barriera. Perché questa in fondo è una mini barriera non tanto corallina, se dobbiamo dirlo. Anche se... qua è più profondo, quindi potrebbe rientrare nell'oceanico, no? Anche no. No, merda. Vabbè, buttiamoci nella zona oceanica, vediamo un po'. Abissale in realtà, neanche oceanico, superficiale addirittura. Scusi, mi dia dell'abissale per piacere. Lei è abissale, no? Questo è oceanico. Marca la puttana, ha tolto quello per pescare. Qua, 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 qua. Sono rossi quelli abissali, mi sa, eh. Sì. Okay. Ah, questo ci dobbiamo mettere là. Ma dove l'avevo trovato quel coso, porco due. Ricordiamo, uno serve alla signora. Questo che vale, lo vendiamo. Ora, dove l'avevo trovato quello? Interessante ma pericoloso come situazione. Il non mi ricordo. L'altarino. Aspetta, non è che era l'isola quella, questa qua? Mi sa di sì. Credo. Non ne sono sicurissimo. Levate sti cazzo di cose che qua già stiamo. Oceanico? Merda! Guarda che basta. Madonna, quanto mi fanno bestemmiare sti cosi che poi te devi rifare tutto. Eccolo qua. Allora, credo, eh. No, non è vero, non so questi. O sì? No, perché quelli sono più grandi. È diverso.
No, non è questo. No, 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 no. Aspetta. Cosa che stiamo impazzendo male, ma... Non se danno, dai. Vaffanculo. Vediamo se sono tutti uguali pure qua. Questo ce n'era un altro oceanico che dovevo via. Abissale che dovevo via. Allora, quindi alla vecchia fortezza. Mo ci proviamo ad andare. Poi mi devo comprare qualcosa per la dopelaggio, signori. Perché sennò. Oceanico, scusa, cos'altro. Qua che abbiamo piato va bene. Rana pescatrice, pesca. Ah, no. La sia di quello. Questo non è oceanico. Ah no, abissale, aspetta, questo è l'altro. Come hanno rubato il pesce mandibola? Pezzi di merda. Vabbè, la madonna però, perché se quello lo consegno alla signora, qualcosa mi voglio ripescare qua, vaffanculo. Che rottura di Kaiser. Cazzo lo metto. Via. Sì, però sti stronzi che mi rubano le cose non va mica bene. Ora devo andare a prendere una cosa per la dopelaggio lì. E andiamo, ci organizziamo un attimo. Madonna, come. Che cazzo. Guarda che. Come ha fatto una derapata. Vai, vai, fermati, fermati. Vabbè, penso che qua non ci romperai i coglioni, no? Ricercatrice. Allora, un attimo, perché qualcosina t'ho portato. Uno. E due. Quegli altri mo vediamo, No, ci vediamo dopo. Direi che possiamo andare anche. Dovremmo anche riposare un po' in realtà, perché è un po' sbroccato il nostro pescatore, però. Questo non possiamo. Servirebbe anche un pezzo di motore, però, per due. Un pezzo di motore, insomma, quelli per completare l'altra ricerca, dai. L'ultima cosa. Vabbè, non fa niente. Qualunque cosa strisci nella stiva va bene. Mercato del pesce, so soldi. 4,9, va bene, te. Poi. Mi. Sì, uno di quelli ci manca. Mi vai a riparare la barca. Poi montiamo anche cose nuove. Ammazza, se la sfondata di brutto. Qui ci andiamo a mettere. Starship. Allora, facciamo una cosa. Scarta, raccogli alla stiva. Già ci sta. Questo lo possiamo vendere, però, dai. Dal bacino galleggiante vendevamo. No, dal cantiere. Sì. Vabbè, sì, vendi. Questo non vale niente in realtà, quindi. Costiero. Noi al momento costiero ce l'abbiamo. Costiero superficiale vulcanico. Quindi pure questa me la puoi vendere. Oceanico, costiero superficiale. Questi per il momento magari tienimeli. Poi capiamo un attimino come organizzarci, perché sono piazzi qua. Questo qua. Questi poi li andiamo a vendere appena possibile, perché se
Siamo un po' pienotti. E per la ricerca me lo piazzi qua. E devo comprarmi qualcosa. Ma pure qua lo spazio è quello che è. Porco due, devo andare a vendere assolutamente queste cose perché non abbiamo spazio. Perché se mo mi compro un'altra cosa, io questa la devo togliere. Da tre la metto qua, si riempie. Ma quella, quello che mi devo comprare. Adopelaggio non ci abbiamo manco un cazzo, tra l'altro. Oh merda. Questo è un grosso problema. Sto cazzo. Ah, per forza quello, eh. E allora ci vuole una madonna di tempo, signori, per arrivare là. Perché io devo sbloccare questa. Ma possibile? A me mi pare una stronzata. Mangrovia costiero vulcanico. Ma è possibile, eh? Bah, mi sembra molto molto strana come cosa. Beh, aspetta, perché noi comunque dobbiamo raccogliere qualcosa lì dal centro. E per raccogliere qualcosa lì dal centro, secondo me ci vuole pure quello. Oddio, non so se oceani può servire. Amore, no. Devo andare ad attivare però il macinino. E poi mi devo buttare al centro della situazione. Il piovrone a starci sta, eh. Vabbè, che per carità, io mo mi stavo a fissare con la missione della tipa, ma noi abbiamo un'altra missione da fare al momento, però. Vai. Vediamo. Scusa, io come faccio a recuperare? Però vedi, se non facevamo sta cosa, noi non potevamo azzardarci qui. Ah, aspetta, è qua sicuramente. Eh no, io non posso però. Comunque non posso. E quindi? Questo è un grosso problema. Sì, è un grosso problema. Perché se pure per prendere quello coso del tipo, mi serve quello ad adopelaggio. Che ci adopelaggiamo a fare qua? Molto problematica la situazione. Molto molto problematica. E allora, signori, dobbiamo per forza andarci a ritrovare un po' di cose per la ricerca. Per forza. Per forza, per forza, per forza. E quindi dobbiamo visitare altre isole. Perché altrimenti... Scusa, fammi vedere qua che... Okay. Fattina dormita e ragioniamo un attimino. Esploriamo un attimino. Spippoliamo un attimino. Allora, anche per quanto riguarda la mappa, non è completa la mappa, ma noi credo che già possiamo comunque. Ci manca sto pezzo. Però come sta organizzata là sotto? La bussola, questo è il nord, quindi a sud di questa cosa isolosa. Ma non so se era effettivamente questo, poteva essere pure un'altra, signore. Che ne so. Andiamo a vedere in giro un po'. Perché mi serve di recuperare anche...
altra componentistica. Oceanico non ci abbiamo più il coso, che l'abbiamo tolto. Però per andare... Dove cazzo andiamo qua? Vabbè, li piamo? Con quale utilità però? No, secondo me... Vabbè, mole, questo l'abbiamo piato, Damose, però, perché sennò perdiamo tempo, perché qua il tempo pure quando peschi passa molto, molto velocemente, quindi... Conviene vederlo dopo. E... Dobbiamo vedere se troviamo qualche relitto o qualcosa del genere per poter recuperare... cose... Non immaginavo ci volesse tutta quella ricerca per arrivare all'adopelaggio. E invece sì, noi abbiamo usato i punti di ricerca un po' per altre cose. Forse potevano essere tipo le reti che potevamo evitare. Però ci sta in qualche punto. Allora, quest'isola apparentemente non ha niente. Apparentemente, perché c'è anche questo che... Ah, tesoro, io sto ancora aspettando l'ultimo pezzo di... di rottami, qua. Un'altra persona strana. Ti avvicina una figura incappucciata, le sue sporche vesti dorate ne oscurano qualsiasi tratto, eccetto un paio di mani secche e annerite. Pescatore, l'abisso, chiama, rispondi. La sua voce gorgoglia come se avesse del liquido nei polmoni. Una risposta. La figura incappucciata regge una pergamena indicando una sagoma su di essa raffigurata. Sembra quella di un dentice rosso. Dimmi che l'abbiamo piato. No, che cazzo. Vabbè, all'inizio di solito tipo sarà pure questo il dentice, no? Sì. Pure questi d'aiuto sono tanti. Ma quell'altro, per dire, già me lo sono perso. No, un pochino forse mi ricordo dove sta. Questo dove sta? Dovrebbe darti più segnali sulla mappa in realtà. Sì sì, te identice, piato. Mi rompico io. La figura apre la gola del pesce a mani nude e ne estrae il cuore. Prima che tu capisca cosa hai visto, il cuore del pesce è già stato divorato. Ancora un sacrificio. Anaplogaster è abissale. Non l'ho mai beccato questo. Questo non l'ho mai beccato. Dimmi che sono rottami. No. Vabbè, meglio ancora. Un punto ricerca. Meglio ancora. Meglio ancora. Che noi siamo ghiotti di punti ricerca. La notte è già passata in un attimo. Qua. Cioè, la notte è già arrivata in un attimo. Non passata. La giornata è passata. La notte. Ma qua c'eravamo passati noi? No. Non si può? Sì. Cioè, ci sono delle scritte. Campeggio. Vicino al molo c'è un campeggio abbandonato. Strani simboli sono stati tracciati nella sabbia. Cosa vuoi fare? Esamina i simboli prima. I simboli coprono l'ampiezza del campeggio, diramandosi da un lato all'altro. Alcuni sono raggruppati per formare quelle che sembrano parole. Delle impronte fresche circondano ogni simbolo. L'ultimo simbolo sembra tracciato in fretta e furia ed è incompleto. Esamina le impronte. La persona che ha lasciato le impronte era scalza. Le orme sono ampie ed estese, probabilmente lasciate da un uomo, ma non sei abbastanza esperto per averne la certezza. Delle impronte fresche circondano il segno. Ok, esamina con cura l'altro simbolo. Un bagliore metallico. Vabbè, l'anellazzo lo piamo. Prendi l'oggetto. Delle impronte fresche. Allora, torna indietro e esploriamo anche il campeggio. Un telo di stoffa estremamente grezzo e logorato è crollato alla base di alcuni supporti in legno. Non presenta nulla di particolare. Cosa vuoi fare? Niente, sedamo. Direi che... Vabbè, un po' di pescetti li abbiamo presi. Se fracicheranno, sì, ma non mi interessa. Tanto non è che dobbiamo venderli strettamente per sopravvivere. Quindi preferisco sopravvivere io, onestamente, al momento. Poi vediamo le cose abissali, come ce le vogliamo gestire. Qua
Nient'altro, eh? No. Allora, st'isoletta piccoletta l'avevamo già vista. Nel dubbio diamoci un'altra occhiata. Dimmi che sono punti di ricerca pure qua. No. Tesori, tesori. Oh. Palafindus. Ehi. Sapim, bravissimo. Dovremmo andare anche a venderli sti cosi, che ce n'abbiamo una marea. Che in questo caso marea ci sta, eh. Va bene, va bene. Allora, dobbiamo prendere dei pescetti piccoletti abissali. Mi... gentilmente mi indica un abisso dove possiamo prenderli? Questo non mi sembra abisso. Questo è costiero. Però è uguale, o sbaglio? Sicuro che non vuole questo? No, quello era più cattivo, se devo dire la verità, però... dove siamo arrivati? Ok. Siamo ritornati a Ingfeld da quest'altro lato. Spingi, spingi. Addentriamoci nel nulla. Questo è abissale? No. Oddio, non lo so. Costiero, vaffanculo. Scusi, mi dà qualcosa? Questo non può essere... se... perché è scomparso quello che sta qua? Ah, non è vero, non è scomparso. C'è solo della... abissale, ma non è quello comunque. Però obiamo uguale. Pesce vipera, aspetta. Il pesce vipera... mi dice qualcosa, eh? Il pesce vipera qualcuno lo voleva. Stavolta ce l'abbiamo. Lo sgombro... no, era lo sgombro serpente, li mortacci sua. Sì, però cazzo, e dove li piglio tutti sti cosi? Scusa, ma sono tutte bestie che noi non becchiamo. Ma dove, dove sono queste razze? Dove le avete incontrate? Questo è costiero? Sì. Siamo abbastanza a largo. Se sta a fa pure notte non è proprio il top stare in questa zona, però... questo è uguale. Però ce n'è uno da pro, quindi lo piamo. Barranno pure un pochino sti stronzi, no? Mazza è schifo. Pesce vipera collassato. Madonna santa. Mo rientriamo qua dentro, signori, perché dobbiamo andare a vendere il pesce. Penso che quella con la zattera sia sia da un lato che dall'altro. Cioè, tipo, mo la dovremmo ribeccare qua, no? Vediamo un attimo, magari senza schiantarci. Ah, cazzo, dobbiamo fare un bel giro, eh. Vabbè, ci sta, ci sta. Questo l'avevamo fatto, eh. Lo vedete? In altare... no, neanche per il cazzo l'avevamo fatto. Questo vuole il granchione, no? No, non mi spegne pure le luci, che qua già non vediamo un cazzo. Poi, oh, per carità, noi potremmo usare anche il teletrasporto per fare i codardi, ma... riusciamo ad andare dalla tipa e vendergli ste cose in notturna, pure va bene, eh. Andiamo a un bel giretto. Allora, attenzione che là sta crollando del terriccio, quindi probabilmente sta uscendo il pesciolotto, quello che vive qua sotto, eh. Stiamo accorti. Là c'è il faro, non è neanche lontanissimo in realtà, eh. Scusa, dove cazzo? Ma non dovrebbe stare qua la tipa? Ah, quindi forse una volta che la becchi dall'altro lato qua non la trovi più. Questo potrebbe essere un discreto problema. Ah no, eccola là. Ma me sta più a per culo.
prima non c'erano queste luci, scusi signora. Lei va con lo zatterone, però non faccia così. Mercato del pesce, te. Ok, poi abbiamo preso putrefazione proprio random. E che cazzo era questo? Vabbè, scarta. Allora, un attimo che mi organizzo. Allora, ma secondo me conviene a sto punto andare a vendere ste cose, signori, perché è inutile che abbiamo riempito l'inventario, no, per forza, dai. Facciamo che mi vado a vendere sti gingilli qua e metto un punto ricerca in quello che... Vabbè, poi comunque questa qua ci potrebbe anche servire. Costiero superficiale, mangrovie e vulcanico e a voglia. E sì, va bene, dai. Facciamo prima un pisolino, però. Dai, dai, spigne, spigne. Opela. Bene, bene. Balenottere. Sto tornando. Cioè, sto tornando. Sto facendo un giro da questo lato, signori. Perché sono andato a vendere un po' di cose. Siccome vi volevo fare un giro per vedere. Anche se troviamo della componentistica per le migliorie. Allora, aspetta, è vero, qua mi sa che c'ero. Mi c'ero affacciato per prendere delle cose. Avevo visto sta barchetta, però non ci sono andato. Ho detto, poi la vediamo insieme. Allora, a bordo di un'imbarcazione ancorata. Ci sono segni di vita a bordo. Annunciati. Quasi subito una piccola feritoia nella porta si apre. Un paio di occhi agitati ti osservano. Chi va là? È un pescatore. Che cosa vuoi? No, tutto a posto? Ti sembra che stia bene? Non sto per niente bene. Dovrei consegnare questo pacco a Midolla Minore, ma qualcosa mi sta dando la caccia. Un enorme leviatano si aggira nelle profondità qui intorno. Io l'ho visto, sai? Se ne stava in acqua con la bocca spalancata, proprio sotto la barca. Se non mi fossi precipitato verso le secche, avrebbe inghiottito l'imbarcazione. Non ho intenzione di addentrarmi in questo arcipelago maledetto. Vabbè, se vuoi lo porto io, eh. Lo faresti? Beh, sarebbe grandioso. Ok, pacco grande, lo mettiamo qui. Il corriere spinge un pacco marrone in pieno di bozzi attraverso la feritoia. Quando lo afferri, il pacco si schiaccia emettendo un suono bagnato. Da un angolo cola un fluido scuro. Ti ringrazio, straniero. Il destinatario è lo scaricatore di Midolla Minore. Non so bene cosa contenga, ma per quanto sembri stupido, a volte mi sembra di sentire un lievissimo sussurro provenire dal suo interno. Peraltro, non dovrei trasportare merce viva. Non sono dotato dell'attrezzatura adatta, quindi cerca di prestare attenzione. Già che ci siamo, prendi anche questo. Un altro oggetto si materializza dalla feritoia della porta. È un libro che cade su... Ok, il libro, perfetto. Quando le acque saranno libere, ripartirò. Fa buon viaggio. Allora, attiviamo il libro... Mente e corpo in perfetto equilibrio. Probabilmente anche questo diminuisce quella che è la nostra ansia. Che però, oddio, non sempre... Cioè, a volte essere un po' ansiosi può servire in realtà. Allora, sì, mo lo riportiamo subito. Prima però fatemi vedere un attimo se becchiamo qualcosa de... No... Adopelagico. Shizua. Vabbè, andiamo a Midolla Minore. Sì, sì. Facciamoci un giro pure di qua. Questa zona dei mangrovie, mi sa. Spero che mi diano dei punti di ricerca e sviluppo, perché ne abbiamo discretamente necessità, signori. Ma giusto discretamente, eh. Là c'eravamo già passati, sì, perché sta cosa l'abbiamo fatta... L'abbiamo vista, l'abbiamo vista. Qua abbiamo... Allora, a parte che, come detto, ci manca ancora un pezzo da... Questi su pescetti. Questa l'avevamo fatta. Una di queste l'avevamo fatta, ma non mi ricordo quale, però. Questa. Sì, questa l'abbiamo fatta. Qua che roba, eh? Grande. Oh, dai che facciamo pure l'ultimo step. Per la bagnarola ne serve uno, quindi io onestamente non mi azzardo a prenderne altri, perché è anche inutile. Facciamo che... Vediamo se abbiamo pure qualcosa di... Vabbè, già che ci siamo. Due spicci, signori, li facciamo. Tanto per...
Portiamo il pacco al tipo. Parcheggiamo. Commerciante. No. Padre in luce. Scaricatore, eccolo qua. Ok. Come va la giornata? Guarda, un pacco per te. Una consegna, eh? Oh, è bella grossa. Vediamo un po'. L'uomo prende il grosso pacco e lo esamina delicatamente con le mani. Lo porta all'orecchio e ascolta per qualche momento. Sembra soddisfatto. Molte grazie, ora devo proprio andare. Augurami buona fortuna. Scaricatore si volta e si precipita in fondo al molo senza dirti un'altra parola o darti una ricompensa. Sto stronzo. Che se fa così? Andiamo. Tanto per ottimizzare l'uscita, signori. Oh, non è vero, cliccato una volta sola. Scendi tu, eh. Allora. È scomparso tutto qui. Non tuttissimo, però, eh. Yeah. Però. Cernia zannuta. mi sa che non è quella che cerca il tipo là, eh. Ok. Ok. Tiralo. Poi ripartiamo, eh. Stava a fare un po' di cose, però qua ti porta a spippolare a destra e a manca. Pescivendolo. Tenga. Poi andiamo al bacino di carenaggio. Livelliamo l'ultima cosa. Yeah. A posto, signori. E qua abbiamo fatto tutto. Perfetto. E vabbè, aspettiamo la notte. Non so se andare dal tipo della barchetta a dirgli: guarda, abbiamo consegnato, però quello non ci ha dato niente. È stato un po' stronzo. Sempre in amicizia, sia chiaro. No, dovrebbe essere da quel lato. Vediamo, eh. Non si sa mai, ci dia lui una ricompensa o qualcosa. No. Ah no, se n'è andato questo con la barchetta. Ok. Vabbè, ci stanno tante altre isole da addocchiare, però, eh. E infatti io, per dire, che cosa ci vado a fare là adesso se non ho i punti ricerca e sviluppo per andare avanti? Conviene a sto punto azzardarsi a... Guarda, facciamo una cosa. Probabilmente qua ci si andrà pure dopo. Però, oh, se ci stiamo non penso che ci sia un ordine obbligato, eh. Qua è zona vulcanica, mi sa, eh. Noi siamo anche attrezzati a pescare in zona vulcanica. Se butto le reti, però. Come oggetto manca? No, le dovevo... Ecco due, è vero, le dovevamo riparare. Quelle dopo un po' si scassano. Costiero, vediamo. Aia. Muggine grigio, ok. Allora, noi in realtà non è che dobbiamo pescare necessariamente per... far moneta. Adesso è anche per scoprire un po' le varie specie. Quindi azzardiamo un pochino. Allora, qua in linea teorica ci dovrebbe stare pure mangrove. Scusa, non c'avevamo niente per la mangrove. Ah, questa dovrebbe... potrebbe essere la tipa, no? Sì. Vabbè, facciamoci prima un giro qua. Potrebbe finire male. Ma... ok. Questo è tutto mangrovia, eh. Guarda, mi sembra tanto una trappola sta cosa. Oh, merda. È una trappola per quello, però, credo. Vedete? Vediamo se ci casca. Non ci casca.
Merdius. Vabbè, famo che sedamo. No, per dire, sempre in amicizia. Però tutta l'amicizia che vuoi, io me do. Allora, te. Sì, dovremmo riposarci, ma onestamente, più che riposare, il magazzino, punti ricerca non ne abbiamo. Allora, facciamo una cosa. Adesso dormiamo. Poi sicuramente ci sarà qualche cosa da toccare per cantiere, bacino galleggiante. No, cantiere, scusa. Mi devi riparare le reti. Madonna, 100? Sti cazzi. Meno male che abbiamo già messo a posto dei soldi. Butta giù, va. E perlustriamoci pure sta zona, che sembra comunque piuttosto inquietante. Quindi facciamo prima st'isoletta qua. Allora aspetta, fammi vedere pure. No, ok. No, voglio trovare eventualmente specie diverse. Mangrovia niente, vabbè. Ok, allora attenzione qua. Per favore datemi anche dei punti. No, questo non sarà il caso, ma magari anche recuperare dei punti ricerca e sviluppo non sarebbe male. Qua non abbiamo niente da... ci sono un bel po' di... Ok, eccolo. E dai, perché se fa così però? E porca troia, anche meno. Fammi vedere se sono queste le rocce che possiamo eventualmente toccare. Apparentemente no. Allora aspetta, fammi vedere pure che stiamo a piago le reti. Ok, allora siamo a queste zone qua. Va bene. Poi ci sta pure quell'altra zona. Ma anche perché penso che le isole te le faccia esplorare anche recuperando, dovendo recuperare i manufatti. Ok. Questo prima, credo. Vediamo se... Mangrovia, dai. Questo è quello che abbiamo già preso. Lì si muove qualcosa che non possiamo prendere. Questo è tutto mangrovia. Vabbè, però manco tanto, cioè nel senso. Questo ci fa vedere qualcosa. Ci fa esplorare qualcosa. Allora, un altro campeggio, un sacco di campeggi. Vedi un campeggio, uno spiedo con alcuni pesci stantii e sospeso sopra un fuoco mai acceso. Lì vicino un mucchio di tessuti disposto alla base di un grande albero. Ispeziona i pesci. Dei pesci marciti pendono dallo spiedo. Il fuoco sottostante era stato preparato da qualcuno che è fuggito in fretta e furia. Cosa vuoi fare? Mucchio di tessuti. Un ammasso di stracci giace alla base di un albero. Qualcuno deve averci dormito. Gli stracci sono coperti di frammenti di corteccia e nel tronco dell'albero che li sovrasta sono stati intagliati dei simboli. Ci sono tre diverse serie di simboli. Vabbè, esamina la prima. C'è il simbolo di un libro posto sotto a un'onda e una freccia che punta verso l'alto. Sopra tutto questo c'è una nuvola. Sotto un'onda e una freccia che punta... Cioè, potrebbe essere il mare, l'onda e freccia verso l'alto nord, boh. E una nuvola, anche non saprei. Ci sono tre diverse serie... Ah, nuvola potrebbe essere una... Poi vediamo, non mi fa vedere la mappa da qua, no. Cinque simboli singolari segnano gli angoli di un pentagramma. Al centro vi è la sagoma di una persona distesa. Ci sono tre diverse... Ok. Il simbolo di un libro giace sopra un'onda. La freccia che punta verso il basso, parte del libro è attraversata dall'onda. Non c'è utile, direi. Cioè, almeno al momento, poi.
Sono le 16, ma non credo di poter fare granché. Anche se... Porca troia. Ci stanno i pezzi di... Aspetta, a parte i pezzi di merda qua. Dove sto? No, io dovrei uscire da qua, però non ne sono sicuro che sia fattibile questa cosa. Mi sono andato a bucare? Sì, i funghi non li sfondiamo. Aspetta, aspetta. Poi leggiamo con calma, sia chiaro, però nel mentre. Che è qua? Ok, non so cosa sia, ma... Canna del mortaio. Qua... No, non ci servono più questi. Riusciamo ad uscire da qua? Mm. Guarda, secondo me conviene uscire, poi... Riguadagniamo la zona della tipa lungo la costa, magari. O no? È un po' più sicuro. Andiamo là. Ok. Allora, fammi vedere un attimo. No, il messaggio dopo, aspetta, 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 dopo il messaggio. Blast, sgombro. Non è di grande aiuto anche sta cosa. Allora... Ricerca. Piano piano. Almeno poi mettiamo pure questo. Costiero superficiale, mangrovie e vulcanico. E poi mettiamo pure questo. Abissale, adopelagico. E ci mancherebbe poi solo l'oceanico. Ora andiamo a lasciare questo. Ah, non ho venduto gli occhiali. Ah. Questo ci può essere utile? Non saprei. Riposiamo? Ci vogliamo fare un'altra giornata? Voi dite, è infognantissimo. Qua poi fa pure 10 giornate di seguito. Questo è un problema però. Io sì, me ne farei 10 giornate di seguito, ma... Allora, aspetta, giriamo dall'altro lato, circumnavighiamo la parte esterna. Come detto, a me al momento servono pezzi... No, questo è quello che abbiamo già visto. Mangrovia. Qua non credo di poter sfondare, o no? Magari si poteva sfondare per fare un passaggio veloce per buttarci all'interno. Costiero. Questo è superficiale, immagino. Acque agitate, superficiale. È quello che avevamo pescato per sbaglio. Cioè, no, per sbaglio con la rete, insomma, no? Ah, dobbiamo anche leggere tarpone. Va bene, tarpone. Ci interessa. Facciamoci prima la parte esterna. Là c'è un'altra isola, magari la navighiamo successivamente. Qua ci imbuchiamo dentro, sì. Vabbè, questa facciamo prima da un lato, poi dall'altro. Ok, ok, ok. Ok, più o meno, ok. Qua mo che vuole questo, vediamo. Riusciamo al formato, quindi qua sono tutti quelli... Ma secondo me in questo caso un masso storto nella base di una piccola semplice piattaforma incisa nella roccia riesce a malapena a distinguere la sagoma contorta di un pesce malformato. Secondo me, cioè della serie, solo pesci malformati, ma poi... Indipendentemente dalla razza in questo caso, può essere?
Potrebbe essere un'idea. Potrebbe essere un'idea. E stava... Ok. Tipo... Ehi. E questo io lo porto. Ce ne potrebbe stare ancora un altro. È rimasto il simboletto di... Oh, adesso se ne è andato. di là c'è qualcosa da raccattare pure. Andiamo a vedere se ci arriviamo. Questo è da sfondare. No! Scafo danneggiato, merda. Secondo me qua, qua recuperiamo cose. Mettilo qua e datte. Cazzo, datte dove? Momento, momento, momento. Sembrava di aver visto qualcosa di strano lì. Ok, allora. Della serie, io qua te ce butto questo. Insomma, quando l'acqua un ronzio riempie l'aria. L'acqua calma fino a poco prima, risale e ribolle, sommerge il pesce. Qualche attimo dopo la schiuma marina, la piattaforma ospita un altro oggetto. Oceanico mangrovia superficiale. Interessante. Questo è abissale. Mettimelo un attimo nella... Ah, quindi bastava uno solo, l'importante è che era... Ok, ok, questo è stato ottimale. Quindi noi adesso abbiamo quello... Allora, allora, un attimo, eh. Non so se passare la notte fuori o tornare... ma non è il vicino. E poi tocca pure ripescare. Aspetta, non ci imbuchiamo. No, qua dovevo passare all'esterno, che non ci eravamo passati. Che cos'è quella luce? Questi sono quelli che abbiamo già preso. Cerco di prendere... Ah no, il faro. Ma com'è il faro? Ah, eh sì, effettivamente non è così lontano. Cosa di strambo proviamo a pescarlo. Comunque, e può andar bene così. Tanto non necessitiamo di granché lato soldi. Ok. Ok. Almeno vedendo pure questa, la piastra, poi questi secondo me li montiamo base il mortaio. Ci sarà qualcosa legato anche a questi oggetti, quindi stiamoci attenti magari. Stiamoci accorti. Allora, tiè. Mercato del pesce. Nella rete cosa avevamo preso? Un sacco di questi, quindi 2,90 vendi. Poi intanto riparami questo. Poi aspetta che vado un attimo al magazzino e lascio questo. Questo ce lo metto qua. Però dovrei togliere questo qua che è abissale. Ma io devo prendere ancora qualcosa di abissale, mi sa, eh. Come ci organizziamo qua?
3. Costiero e superficiale. Superficiale, ok. Il costiero lo prende con questo. Non lo pesco io, però. Ah no, però comunque aspetta un attimo, mi sa che... perdiamo un po' di tempo anche qua. Perché quello mi sa che... oceanico, mangrovia e superficiale. Questo ci mette in difficoltà. Sì. Vabbè, come lo metti, metti. Come lo metti, metti. No, giusto per pia qualcosa lato mangrovioso. Oh! Partito così, a secco, scusate. Un colpo di sportiveggianza. Questa ce l'eravamo vista di zona. Era quella del... dell'al... sì, 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 ok, 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 ok. Se ci interessano... questo che roba è? È quello di prima, eh? No, mangrovia, aspetta che quindi è roba che non abbiamo mai pescato. C'è anche... sergente maggiore abbiamo preso, ok. È intruso vorticoso. Sì, dobbiamo vedere pure l'enciclopedia. Dobbiamo fare sempre un sacco di cose, ragazzo. Costiero, non ce l'abbiamo così. Questo è lo stesso. Costiero. Dobbiamo portarci pure un esplosivo quando andiamo dall'altro lato, eh? Ricordiamoci. Questo è quello che abbiamo già preso. Poi ci buttiamo. Oh, pelle. No, levate. Allora, fino a qua ci eravamo arrivati. Mo spingiamoci dall'altro lato. Ogni tanto diamo un'occhiatina anche a quello che si può pescare. Anche se qua mi sa che è tutto uguale. Mangrovia non sembrano esserci molte razze diverse. Qua abbiamo fatto il giro da dove eravamo rientrati, giusto? Quindi io adesso... superficiale, questo l'avevamo preso. Acque... questo no. Aguglia. Sì, ma comunque a noi ci mancano un sacco dei pescetti che dobbiamo... aspetta, guarda in cabina per i bonus. Ok, poi andiamo a vedere un attimo. Ho già fatto notte qua, mannaggia la puttana. No, questi non ci servono più. Anguilla pinna lunga. Trofeo pescato. Che senso? Sta occupando un po' troppo spazio. C'è qualcuno che voleva un'anguilla, tra parentesi. Anguilla pellicano. Pinna lunga, pinna lunga, pinna lunga. Il pellicano ce manca. Però ce ne sta ancora. Urca! Attenzione! C'è ancora una malforme. Come la possiamo incastrare? Da quel lato, così. Proviamo. Magari la becchiamo adesso. Bella.
Anguille gemelle. Madonna che inquietudine. Vabbè, qua non possiamo. Merda. Ma perché è notte o... Come funziona? No, per piacere, almeno la luce cerchiamo di non... Credo sia meglio... Tornare dalla tipa, vendergli un po' di cose, tanto queste non le... Non servono a nessuno, tra virgolette. Potremmo passare anche qui. Potevamo anche non passare qui, in realtà. Cazzo. Ne volevo prenderne uno e andarmene. Cristo. Quanto cazzo occupa il pesce gatto? Leva sto cazzo di coso allora. Merda. No, aspetta però, si è levato. Certo stiamo passando in una zona dove veramente... No! Vabbè, il pescato è contaminato, non me ne frega un cazzo. No! Guarda proprio quello. No, vaffanculo, va. Vaffanculo. Proprio quello è andato a male, guarda caso. Quello più costoso. Vaffanculo. Dove cazzo sto? Allora, signori, vendiamo il vendibile. Andiamo al cantiere, riparami le reti. E niente, questo è quanto. Sì, sì. Signori, io a questo punto direi di salutarci qui con questo episodio. Mi raccomando, come sempre, lasciate like e condividete per supportare serie canale. Ci vediamo alla prossima. Seguitemi sull'altro sito per il live, secondo canale Instagram. Un saluto a tutti da Questa Leale.